D'obbligo voltare pagina, non si può più improvvisare, bisognerebbe ricostruire dalle fondamenta, ma non sarà facilissimo. L'opinione dell'ex DS Biancazzurro Daniele Dell'Icarri, oggi direttore generale sportivo dell'Apollonia Club Albanese. Bisogna secondo te, Daniele, tornare a fare calcio a Pescara? Beh, allora non è una questione di tornare a fare calcio, bisognerà tornare a fare un minimo di progettualità calcistica, che questo è la cosa forse che è mancata di più a quanto visto da fuori, senza condannare naturalmente nessuno, partendo dal presupposto che molto probabilmente si è sbagliato più del dovuto. E io non parlo di giocatori scarsi, giocatori più bravi, i giocatori sono tutti bravi. Poi ci sono questioni di adattamento, il cambio di allenatori frequenti. Ecco, io una cosa che farei sicuramente è quella di progettare con un allenatore, ma non a breve termine, a lungo termine. Il Repulisti secondo te è necessario quindi? Sì, è una questione prettamente a percentuale dico molto psicologica, perché ripartire tante volte da giocatori che negli ultimi, noi dobbiamo considerare negli ultimi due anni, Pescara negli ultimi due anni è in retrocesso, e quindi di conseguenza diventa molto psicologica la cosa, quello che andava fatto già quest'estate dopo la salvezza attraverso i play-out. Scegliere un nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo? Sul discorso dirigenziale c'è un presidente che decide, sa lui come affrontarlo. Sul discorso dell'allenatore vado un po' più dentro, perché è una parte tecnica, ripartire con un allenatore del processo non è facile. Io personalmente non lo riconfermerei, tipo, è una cosa molto personale. In Serie C servono più soldi o più idee e organizzazione? Servono anche i soldi, ma naturalmente idee di aver visto giocatori in un'età abbastanza giovane, ma nello stesso tempo avere l'asse portante, come tutte le categorie, portiere, difensori centrali, centrocampisti e attaccanti, che diano una solidità a un reparto che poi diventerà giovane molto probabilmente negli altri ruoli. È sicuramente un calcio più di idee che di soldi.